Sì, sarà il tema di questa 11ª edizione, quella della salute del nostro mare, che poi di fatto è anche la salute del pescato e quindi di conseguenza la salute di tutti noi. Quindi la conservazione di una biodiversità unica e straordinaria come quella dei nostri fondali marini, perché quando si pensa al nostro mare non si deve pensare solo alla costa, che è molto bella, ma anche al nostro fondale, che è altrettanto bello e incontaminato. Quindi poi ci saranno tutta una serie di eventi legati anche alla sicurezza sul lavoro delle nostre marinerie, al ricambio generazionale, allo scambio di pratiche per quanto riguarda l'ambito della pesca con altre marinerie di altre regioni d'Italia. Ci saranno eventi di show cooking, ovviamente, eventi di educational per le generazioni più giovani, per abituarle quindi a conservare quello che è un patrimonio unico di tutti noi, che è il nostro straordinario mare. E ci saranno anche eventi legati alle pratiche di itturismo che caratterizzano e connotano la regione Liguria più di altre, visto che siamo la prima regione come numero di itturismi presenti sul nostro territorio. E poi ci sarà anche spazio per divertirsi, quindi io credo che ci saranno tutti gli elementi e gli ingredienti necessari perché questa 11ª edizione venga ricordata più di altre. Slow Fish quest'anno 2023 è l'11ª edizione, siamo molto felici di poterla presentare oggi, felici di poter parlare di biodiversità a partire dal mare e dall'acqua, ma parlarne a 360 gradi. La grande novità di quest'anno è legare fortemente, enfatizzare il rapporto tra terra e acqua, e quindi non parleremo soltanto di mare, ma parleremo di aree costiere, quindi di ecosistemi in maniera più ampia. Quindi saranno 3 giorni di riflessione sul mare, 3 giorni di riflessione approfondite ed oneste, ma allo stesso tempo 3 giorni anche di esperienze gastronomiche e didattiche per adulti e per bambini.